Come si sente, Marazzi? Mi sento meglio, ma ci vedo male da un occhio. Ecco, adesso ci vedo meglio. Però ho tutte le braccia anchilosate. C'ha le braccia anchilosate perché ha la camicia di forza. Ah! Ma che cazzo mi batti, oh! Si calmi. Mi da sulle palle del flipper, sa! Si calmi. Ma che cazzo mi devo calmare? Perché? Perché si trova in un ospedale psichiatrico. E che? Manicomio. Dove portate? Oh. Prego, Marazzi, si accomodi. Dunque, Marazzi, l'abbiamo fatta venire qui per controllare il suo effettivo stato di salute. Dalle analisi risulta che lei non ha niente di grave. Il cuore è a posto e il fegato anche. La pressione è un po' alta, ma nei limiti. Allora me ne posso andare? Non ancora, Marazzi. Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame. Esame di chi? No, niente di difficile. Io dirò alcune parole. Per ogni parola che io dico, lei dovrà rispondere con la prima parola che le viene in mente. Capito? Ah. Ho capito, sì. Mica sono scemo. Risponda subito, però, senza perdere tempo. Fregna. Prego? Fregna, ha capito? La fregna, no? Beh? Senta, Marazzi, sono io che faccio le domande, non viceversa. E chi è viceversa? Viceversa non è nessuno. Significa che io faccio le domande e lei risponde. Per esempio, io dico nero, lei mi risponde bianco, senza pensarci. Ci siamo capiti? Sì, se siamo capiti sì. Oh, meno male. Allora. Allora, Fiore. Fregna. Senta, Marazzi, se lei ha voglia di scherzare, io non ho tempo da perdere. Ah, perché io sì? Perché io ho tempo da perdere? Perché io ho voglia da scherzare? Ma non ho capito, dottore. Se da quando mi sveglio la mattina c'ho la fregna qua, ma che cazzo gli devo dire, scusi? Non so, mozzarella. E va bene. Allora continuiamo. Gobbo. Dritto. Colpo. Aio. Corna. Dottore. Cretino. Vaffanculo. Stronzo. Li mortacci tu e de qua sviolinata di tua moglie Marchettara. Infermieri, presto. Infermieri in cazzo, oh. Io mica son matto, sa. Isolamento, via. Ma dottore, è lei che mi fa rosicare. Ma non ho capito. Mi fa rosicare perché mi ho incastrato. Ma io mica son matto, sa.